Andiamo da Donatella Lappa e Tecla Panatta, titolare del Parco Acquatico di Apiro in provincia di Macerata. A te la linea, Donatella. Buongiorno Ludovica, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Siamo qui ad Apiro, al Parco Acquatico Eldorado, per un'estate piena di divertimento. L'estate è partita, c'è tanta voglia davvero di divertirsi, di essere spensierati, di godersi questa estate e anche, perché no, di esorcizzare questo caldo che è arrivato massiccio e molto presto. Siamo qui con Locascio, che è l'anima di questo parco acquatico, possiamo dirlo? Ciao, non lo so, lo deve dire la direttrice. Io, ciao, intanto vi saluto. Buongiorno a tutti, grazie per esserci venuti a trovare. Speriamo di essere stati dei buoni padroni di casa fino adesso. E questo sì, questo è un po' il mio angolo di paradiso. Io lo chiamo il mio rigeneratore d'anima, perché questo è il mio 20° anno che sono qua al Parco Acquatico. Con la famiglia Panatta ho un rapporto non speciale, ma qualcosa di più. Ormai sono parte della mia vita e della mia famiglia. E poi parte della mia vita e della mia famiglia sono tutti i clienti e gli amici che ci vengono a trovare ogni giorno, e sono veramente tanti, tanti, tanti. Io ogni volta che mi fanno la domanda, la faccio io così almeno te le ho l'imbiccio di farmi le domande, e ogni volta che mi fanno la domanda mi dico: ma Antonio, ma tu stai a Canale 5, lavori con Bonolis, c'è un sacco di spettacolo, insomma, ma perché stai anche qua? Io li guardo così, non me li tolgo mai gli occhiali, li guardo così. Dove dovrei andare? Cioè, dov'è un posto più bello di questo? Stai in mezzo alla gente. Io faccio questo mestiere perché voglio stare in mezzo alla gente. Non voglio fare il VIP e la star di quelli. Scusa un attimo, io voglio stare in mezzo alle persone. E quale miglior posto di quello dove le persone mi vengono a trovare? Sanno dove trovarmi. Fino al 28 di agosto io sono qua tutti i giorni. Sanno dove trovarmi. Ci facciamo il bagno insieme, ci facciamo due chiacchiere, ci beviamo una cosa e siamo felici. Tanta buona musica, tanto divertimento, ma anche tanti gadget. Tanti gadget, i miei personaggi. I miei personaggi che sono tantissimi, anzi se rimanete un pochino magari qualcuno ne scappa fuori. E poi la voce che esce ogni tanto da me, che è l'Antonio Locascio che risiede dentro la mia anima, e io urlo anche, poi mi tranquillizzo, poi riurlo, poi mi tranquillizzo, insomma sono un po' bipolare, tripolare, quadripolare, insomma sono un po' la Salerno Reggio Calabria dentro il cervello mio, però va bene così, no? Che ne pensi? Assolutamente sì, benissimo. Come stai? Bene, a casa, bene. A casa tutti bene? Tutti bene. Quanti rossetti usi a settimana? Un sacco, una cifra. Tantissimi. Passiamo alla parte più seria di questo parco. C'è tanta voglia di divertirsi, come abbiamo detto, ma c'è anche la possibilità di venire tutti i giorni con gli abbonamenti che avete fatto quest'anno. Assolutamente, noi abbiamo, come quasi tutti gli anni, abbiamo anche quest'anno dato la possibilità a tutti coloro che vogliono di sottoscrivere un abbonamento. È ancora possibile farlo, praticamente con un euro al giorno si può venire qua tutti i giorni dell'estate fino al 28 di agosto e usufruire di tutti i servizi che mettiamo a disposizione, perché comunque poi una volta fatto l'abbonamento, così come chi non vuole fare l'abbonamento con il biglietto d'ingresso, parcheggio, lettini, ombrelloni, sdraie, è tutto completamente gratuito. Questa è sempre stata un po' la filosofia della mia famiglia, insomma di mio papà, che è Rudy Panatta, che ha fondato questo parco acquatico nel 1985, quindi insomma quasi 40 anni fa, dare la possibilità a tutte le persone della zona e insomma di tutti i paesi limitrofi di godere di questo parco veramente a prezzi super convenienti, super economici, perché per noi è quasi insomma una missione poter rendere disponibile una realtà così bella, così divertente a tutti quelli che vogliono venire a trovarci. Quindi a Eldorado la parola d'ordine è accoglienza, accoglienza sempre e comunque per chi è del luogo, come la spiaggia sotto casa. Esatto, esatto, noi proprio perché insomma il mare da qua dista diciamo quasi un'oretta di macchina,
tutte le persone della zona hanno la possibilità di godere di questo paradiso tutti i giorni dell'estate. Tecla, lei che qui praticamente ci è cresciuta, qual è il ricordo più bello che porta sempre con sé e ogni giorno si rinnova quando arriva? Di ricordi in realtà ne ho tantissimi, tanti sono legati al nostro Antonio Locascio che veramente è con noi da 20 anni, tanti sono legati alle attrazioni che abbiamo, i Big Twins che sono gli scivoli kamikaze più lunghi d'Europa. Io ero piccolina quando sono stati costruiti, quando mio papà ha preso questa, non so, questa folle idea di venire a costruire degli acquascivoli che sono appunto i più lunghi d'Europa in un paese sperduto come Apiro, perché comunque insomma è un paese in alta montagna. E per cui sicuramente la prima scivolata lungo i Big Twins, quella non si scorda mai, è qualcosa che rimane ben impresso nella mente anche a tutti i nostri clienti la prima volta che li fanno, chi ha il coraggio di farli, perché poi molti hanno anche un po' di timore e non si vogliono lanciare, però noi lo raccomandiamo a tutti perché sono molto divertenti. Com'è stata la prima volta? Un misto tra attrazione e paura? Sì, un po' di adrenalina, diciamo, quell'emozione che un po' intimorisce, però poi appena ci si lancia sono super divertenti. Poi abbiamo fatto anche l'impianto di risalita automatico, quindi insomma non bisogna più nemmeno camminare per risalire da tanti anni oramai, e quindi diciamo che generalmente è un continuo, chi si lancia la prima volta poi continua a giro a risalire sempre. Benissimo, allora Ludovica, noi qui da Eldorado, da Apiro, ti salutiamo e ti restituisco la linea. Grazie Donatella per averci fatto scoprire questo posto meraviglioso. Qualche istante di pubblicità e torniamo con voi. Devo andare comunque da Donatella Lappa che ci sta chiedendo la linea. Si trova sempre al parco acquatico di Apiro e con lei parleremo un attimo di flirt estivi. Oh. Anche di amore e calciatori poi parlerai in programma, in trasmissione? Sì, nasce qualche gossip, perché no, voglio dire. Piace tanto alla gente. A te la linea, Donatella. Estate. Ragazze, l'estate è tempo di amore, tempo di flirt, è vero? Sì, però pensiamo che in piscina non sia un buon posto per flirtare. Con le cuffie in testa non ci si riesce proprio. Ma no, poi l'obiettivo è spostato su altri lidi. Vero, è vero. Però... non so che dire, voglio... Ma cosa si cerca in realtà? L'amore con la maiuscola oppure anche appunto il flirt? No, comunque c'è bisogno anche non per forza di una relazione fissa, perché se no si esce fuori di testa, non si ha quel brivido di non sapere cosa sia con una persona e si cerca anche comunque solo un flirt. L'estate è adrenalina? Tanta adrenalina. Adrenalina e voglia di vivere soprattutto per e i giovani. Ballare. Ballare e divertirsi. Esatto. L'Eldorado secondo me è un posto perfetto. Davvero molto bello, sì, è assolutamente. Perfetto per questo, perché... Anche per i ragazzi, grazie, molto. L'animazione qui è fantastica, ci fanno divertire tutti quanti, i giochi, è molto bello. Sì, è vero. E l'animatore? L'animatore è interessante. Esatto, anche lui è molto... Spero che mi abbia fidanzato per questa cosa. Siamo fidanzati entrambi, vediamo che... Boh, beh, nessuno veda questa intervista. Facciamo un saluto ai fidanzati, allora, così... Togliamo la tensione. Va bene, ciao Danny. Ciao Thomas. Estate, tempo di flirt. Naturalmente flirt passati. Un ricordo? Ce ne ho tantissimi di ricordi qua. Ci vengo da quando avevo 12 anni, quindi i primi flirt li ho passati qua. E quindi è un luogo galeotto? È un luogo, sì, un luogo estivo proprio. Proprio un bel... ho dei bei ricordi, io almeno, perché va bene, io sono di qua, quindi ho parecchi ricordi a livello di flirt ai tempi dei 12-16 anni, quindi direi di sì. E il flirt estivo è sempre un bellissimo ricordo? Sì,
sì, certamente sì. Estate, tempo di flirt e il bagnino è sempre un testimone. Sì, esatto, anche quest'anno abbiamo avuto appunto una dimostrazione di ciò, infatti molti bagnanti vengono magari a chiederci il nome oppure anche l'età, e però tutto sommato ci fa anche abbastanza piacere. Siete un po' cupido? Sì, sì, sicuramente, sicuramente. Grazie Donatella, torniamo a noi, ricordiamo agli amici a casa l'appuntamento per domani sera. Sì, allora, ore 21 con Summer Football, non Summer Festival, quello no. Lo facciamo magari allora, ad agosto. Allora, hai un minuto per convincere gli amici a casa a seguirti. Perché? Perché? Devo guardare pure dritto in camera, si scommetto. Si guarda e convinci. Ok, ma semplicemente parleremo di calcio in un modo che ormai è un po' desueto, perché... sento negli altri programmi dei toni da politica estera, da macroeconomia. Alla fine noi parliamo di un gioco, cerchiamo di guardare gli aspetti più belli, più interessanti, legati alle persone, legati ai fatti, legati alle storie. Quindi lo facciamo con un approccio assolutamente ludico, cercando di trasferire un momento di leggerezza a chi ci guarda da casa, molto semplicemente. Tutto qui. Allora alle 21 accendiamo tutti la televisione e ti guardiamo. Anche perché spenta sarà complicatissimo guardarlo. Va Devo bene, mandare va la pubblicità, bene, grazie per essere stato con noi. Io vado al parco Giuseppe. Acquatico, vi sì. Saluto, scappo al parco. È stupendo, meraviglioso. Molto bello, molto bellissimo. Bello, vado subito. Quasi vengo anch'io, appena finisco. Andiamo? Ti raggiungo. Pubblicità.